case in legno e case in muratura. Quali sono le differenze e soprattutto qual è la scelta migliore? Sono Romina Barra, titolare dell'impresa edile Barra e Barra, e in questo video ti parlerò delle differenze tra le case prefabbricate in legno e quelle in edilizia tradizionale, ovvero in calcestruzzo e mattoni. Negli ultimi 20 anni il settore della bioedilizia è cresciuto tantissimo in Italia. Sono sempre più le famiglie che scelgono di costruire una casa prefabbricata in legno per goderne in termini di efficienza energetica, sicurezza e salubrità. Dobbiamo dire però che ci sono ancora tantissimi dubbi sulle differenze che ci sono tra le case prefabbricate in legno e quelle costruite in calcestruzzo e mattoni. Il mio intento è quello di fornirti un pratico confronto tra le case prefabbricate in legno e quelle in muratura, al fine di approfondire le reali differenze tra i due metodi costruttivi. Ma in che modo e con quali materiali viene costruita una casa in legno? Iniziamo col dire che le case in legno non sono tutte uguali, come anche quelle in muratura. Possono essere diverse tra di loro a seconda della qualità con cui vengono costruite. Quindi, prima di entrare in merito alle differenze tra i due metodi costruttivi, è doveroso che faccia una premessa. Il mio confronto sarà tra case in legno e in muratura, costruite con materiali in entrambi i casi di altissima qualità, al fine di ottenere il massimo dal punto di vista dell'efficienza energetica, del comfort e del design. Analizzerò i più rilevanti aspetti capaci di far protendere verso l'una o l'altra soluzione costruttiva, a partire dai tempi di costruzione, per poi passare all'impatto ambientale, dall'efficienza energetica ai permessi necessari, l'antisismicità, i costi da sostenere e le manutenzioni necessarie. Procediamo quindi con il tanto atteso confronto tra case in legno e case in muratura. Uno dei fattori maggiormente rilevanti nella costruzione di una casa sono i tempi di consegna, ovvero il lasso di tempo che passa dall'inizio del cantiere fino alla possibilità di abitare la nostra nuova casa. I tempi di costruzione di una casa prefabbricata in legno sono notevolmente brevi. La sua struttura viene infatti precostruite in stabilimento e quindi i tempi di assemblaggio in cantiere sono molto brevi. I tempi necessari per concludere la costruzione della struttura di una casa in legno sono di circa 10 giorni per una casa di 150 metri quadrati e in poco più di 6 mesi avremo la nostra casa pronta da vivere. Per quanto riguarda le case in muratura, i tempi sono molto più lunghi. Ci vogliono dai 6 agli 8 mesi per realizzare la struttura in cemento armato e i muri di tamponamento in mattoni e 12-16 mesi aggiuntivi per realizzare le altre opere e le finiture, quindi da un anno e mezzo a 2 anni per la conclusione dei lavori. Nella costruzione di una casa in legno, l'impatto ambientale è notevolmente ridotto rispetto a quello dell'edilizia tradizionale. Intanto, la quasi totalità dei prodotti sono naturali ed ecologici, non derivanti dal petrolio e non sottoposti a trattamenti che prevedono l'uso di sostanze chimiche o nocive. Anche l'impatto ambientale della fase cantieristica è ridotta, grazie ai tempi di realizzazione molto brevi. Trattandosi poi di elementi prefabbricati, i componenti sono già assemblati e devono soltanto più essere montati in cantiere. Così le operazioni logistiche saranno molto più semplici, riducendo i trasporti e l'impatto ambientale che ne deriva. Per quel che riguarda l'isolamento e l'efficienza energetica, con qualsiasi tipo di sistema costruttivo si possono raggiungere elevati standard energetici, addirittura fino ad arrivare alla casa passiva. Le case passive e le case a energia quasi zero sono case che hanno un fabbisogno energetico così basso che riescono a produrselo in autonomia. Ovviamente l'utilizzo per le case in legno di una struttura con un ottimo coefficiente termico, quale ha il legno, facilita tantissimo l'eliminazione totale dei ponti termici, anche grazie al fatto che il legno, oltre a essere un materiale strutturale, è anche un materiale isolante. Ciò si traduce nella garanzia di temperature più facilmente controllabili sia d'estate che d'inverno. Le case in muratura, in assenza di un adeguato sistema di coibentazione, presentano un consumo energetico maggiore rispetto alle case in legno. La struttura in cemento armato è più massiccia e più spessa di quella in legno e quindi è più difficile eliminare il ponte termico causato dalla presenza di un pilastro. La dispersione energetica è più elevata e l'edificio richiede più impegno e anche più costi per ottenere gli stessi standard energetici di una casa in legno. Possiamo quindi dire che sia un edificio in legno che un edificio in muratura possono raggiungere elevati standard energetici, ma per quanto riguarda l'edificio in muratura, i costi necessari saranno nettamente superiori. Diamo adesso uno sguardo agli aspetti burocratici e quindi a quali permessi sono necessari
per costruire una casa prefabbricata in legno e una casa in muratura. La legge è molto chiara al riguardo e non fa distinzione tra i sistemi costruttivi. Sia per una casa in legno che per una casa in muratura è necessario richiedere un permesso di costruire con una pratica redatta da un tecnico abilitato, che può essere un geometra, un architetto oppure un ingegnere. E i regolamenti possono variare da comune a comune e imporre, ad esempio, l'utilizzo di determinati materiali come pluviali in rame o tegole di un certo colore, oppure delle misure antisismiche differenti. In relazione al pericolo di eventi sismici, come si comportano le case in legno e quelle in muratura? È doveroso premettere che i criteri antisismici sono uguali per tutti, legno e calcestruzzo. Ecco perché è sbagliato sostenere che una casa con struttura in legno sia più antisismica di una casa costruita con una struttura in calcestruzzo. Se tutte le case devono sottostare alla stessa normativa e rispondere agli stessi indici antisismici, in caso di terremoto le case in legno e le case in calcestruzzo risponderanno alle onde sismiche nello stesso modo. La differenza però sta nel fatto che è molto più semplice rendere antisismica una casa in legno rispetto a una casa costruita con una struttura in calcestruzzo armato, grazie alle caratteristiche naturali del legno in termini di peso, elasticità e robustezza. Il vantaggio della casa in legno in merito all'antisismicità risiede quindi nella facilità con cui è possibile raggiungere elevati standard in materia di resistenza e sicurezza. Ma su quale tipologia costruttiva è più conveniente orientarsi? Parliamo ora dei costi. Vista la rapidità costruttiva, le case in legno permettono di ridurre notevolmente i costi di costruzione. Orientativamente si può parlare di un risparmio di circa il 5-10% rispetto ai costi di costruzione di una casa in edilizia tradizionale di pari qualità. Anche le proprietà stesse del legno aiutano nel contenimento dei costi di costruzione. Se l'obiettivo è quello di vivere in una casa ad alta efficienza energetica, il legno è una scelta ottima perché oltre a essere un materiale strutturale è anche un materiale isolante. Non avrà bisogno di tutti i costosi dettagli costruttivi che servono al cemento armato per la risoluzione dei ponti termici sulle facciate, sui balconi e sul tetto. Cosa dire delle manutenzioni? È importante precisare che il legno costituisce solo la struttura portante della casa. Non sarà esposto in maniera diretta alle intemperie perché la struttura sarà protetta sull'esterno da un cappotto isolante e sull'interno da un'intercapedine impiantistica pannellata e intonacata. Quindi, per quanto riguarda le manutenzioni necessarie per le case in legno e quelle in muratura, possiamo dire che sono le stesse e che le due tipologie di costruzione hanno una durata di vita assolutamente equiparabile, se non un po' superiore per le case in legno. In questo video abbiamo visto che le case in legno hanno tempi di costruzione nettamente più brevi rispetto alle case in muratura tradizionale. Le prestazioni termiche sono migliori e più facilmente raggiungibili. Si risparmia nettamente sul riscaldamento. La durata di vita è uguale o superiore a quelle in muratura. Per saperne di più o per richiedere la nostra consulenza, clicca sul link in descrizione o visita il nostro sito www.barrebarra.com.